Salve a tutti, quest'oggi vorrei parlare di come il nostro cervello interpreta la realtà e la legge alla luce di alcuni pregiudizi, alcuni limiti cognitivi, eccetera. Faccio subito un esempio molto semplice. Vi siete mai accorti che quando noi compriamo una macchina, che magari per un po' di tempo abbiamo cominciato ad apprezzare, a sfogliare sulle riviste specializzate, siamo andati in vari concessionari, eccetera, poi arriva finalmente, ce la godiamo, vi siete mai accorti che di colpo ci accorgiamo di quante macchine simili alla nostra che abbiamo appena comprato ce ne siano in giro? Bene, in realtà le macchine c'erano anche prima. Noi ce ne accorgiamo solo in quel momento che ci sono, ma c'erano anche prima. Questo è un esempio di come, che ci deve far prendere coscienza di come il nostro cervello, che per una forma di ingenuità noi pensiamo legga la realtà per quella che è nella sua completezza, in realtà fa una lettura parziale, cioè vediamo solo una parte della realtà, molto piccola alla fine. E non è solo perché non arriviamo a vedere alcune cose, ma anche all'interno del nostro campo sensoriale, quindi visivo, uditivo, eccetera, tattoriale, eccetera, noi selezioniamo solo alcuni eventi che poi registreremo e manderemo in memoria, e tutto ciò che non viene mandato in memoria è come se non l'avessimo mai vissuto, perché l'intelligenza e il ragionamento può funzionare solo su quegli eventi che poi mandiamo in memoria. Se non esiste la memoria di un evento, l'evento è come se non fosse mai esistito per noi. Quindi il nostro cervello tende a selezionare sia da un punto di vista di limitare gli eventi che noi scegliamo, sia da un punto di vista di interpretare gli eventi. Cosa voglio dire con interpretare gli eventi? Che noi a ogni evento che ci capita, ogni cosa che vediamo al di fuori di noi, ogni segnale sensoriale che ci arriva, noi, che è tendenzialmente neutro, cioè il fatto che la mosca mi voli sopra una mano è un evento neutro. Potrò accorgermene o potrò non accorgermene. Il primo caso è quello di selezionare, di evitare di recepire alcuni eventi oppure no. Mettiamo che io riesca a recepire l'evento della mosca che mi vola sopra la mano. Poi esiste un secondo grado di filtrazione della realtà che impedisce di vedere la realtà esattamente com'è, ma ci porta a vederla attraverso un filtro che è l'interpretazione. L'interpretazione della realtà avviene a seconda di quelli che sono i nostri schemi mentali. Cioè noi possiamo vedere un palazzo, possiamo vedere una macchina. Ora voi adesso vedete me che sto andando in una macchina. Quelli di voi che hanno una buona cultura automobilistica possono riconoscere che modello di macchina è questo. Quelli veramente molto afferrati in questo potrebbero anche capire l'anno del modello, perché ovviamente nel passare del tempo il modello è stato cambiato, e così via. Persone che hanno altre capacità vedranno altre cose. Per esempio, se io non vi dico dove sto andando, alcuni di voi penseranno, non sapranno, capiranno che sto viaggiando, ma non capiscono dove posso andare. Altri di voi magari si faranno delle idee dove posso andare, e questo dipenderà da quelli che sono i vostri schemi mentali. Per qualcuno posso andare al mare, per qualcuno posso andare a divertirmi, per qualcuno posso andare all'ospedale, per qualcuno posso andare a lavorare. Questo per dire che cosa? Che anche gli eventi non solo dobbiamo recepirli e devono passare un filtro di essere riconoscibili per tali, quindi in questo caso voi dovete prendere coscienza che io sto andando in giro con una macchina e sto facendo l'atto di viaggiare, e altri atti che adesso non voglio, sarebbero tanti quelli da analizzare, però quello fondamentale è quello che io sto guidando una vettura. Poi esiste un'interpretazione. Perché sto guidando questa vettura? Che significato ha guidare questa vettura? Dove sto andando? Che cosa vuol dire questa cosa? Bene, qui intervengono quelli che sono gli schemi mentali. Una persona che ha fatto il tassista tutta la vita potrebbe vedere in me una persona che guida perché fa il tassista, magari perché ha un compito di portare qualcuno, oppure deve andare a prendere qualcuno, e così via. Adesso sto molto semplificando. Quando noi interpretiamo la realtà, la interpretiamo alla luce di quelle che sono le nostre conoscenze pregresse, cioè la interpretiamo alla luce di quello che conosciamo. Non possiamo interpretare la realtà altrimenti che in questo modo. Se a noi, che è una cosa abbastanza forse difficile da capire, ma al tempo stesso credo con un minimo di autoconsapevolezza chiara, se noi non prendiamo coscienza di questo, rischiamo di avere un'interpretazione che è sbagliata sotto due punti di vista. Primo, pensare che tutto quello che noi percepiamo, quello che vediamo, sentiamo, eccetera, sia tutto quello che esiste, il che assolutamente non è, perché quello che ci arriva ai nostri sensi è una piccolissima parte del mondo che ci sta intorno. E non parlo di quello che succede in America, parlo di quello che sta all'interno dei nostri, della nostra percezione sensoriale. Ma anche lì il nostro cervello non è in grado di percepire tutti gli stimoli, molti li seleziona, li esclude. In più, col passare degli anni si tende a selezionare sempre di meno gli eventi, a ricordarne sempre di meno e a vederne sempre di meno. Un bambino ha una percezione dell'ambiente molto allargata, perché deve imparare. Purtroppo invecchiando questa cosa si perde. Quindi qual è? Ritorno ai rischi che secondo me sono importantissimi per poter vivere meglio, ovviamente, perché
lo scopo di questi miei video è come cercare di vedere meglio, e ovviamente le mie sono proposte che possono essere sbagliate e che sono ben contento di porre come oggetto di critica e di miglioramento. Come vivere meglio? Prima di tutto per rendere coscienza che tutto quello che vediamo noi non è quello che esiste, ma è una piccolissima parte del mondo esistente. E noi abbiamo una percezione limitata e quindi dobbiamo essere consapevoli della nostra ignoranza da un punto di vista percettivo. Secondo, cosa ancora più importante, che tutto quello che noi percepiamo e interpretiamo con il nostro cervello come azioni di persone o anche come fatti del mondo sono delle interpretazioni che sono viziate in senso giuridico, cioè sono predeterminate da quella che è la nostra conoscenza. Tendenzialmente faccio un esempio un po' semplice per capire quello che voglio dire, ma vale per i sani. Io faccio un esempio tra virgolette di persone che hanno dei problemi patologici o comunque delle problematiche per capire meglio qual è la questione. Una persona depressa tenderà a vedere il mondo in maniera depressiva. Una persona magari gaia, allegra o positiva tenderà a vedere il mondo in maniera positiva. Anche la fame nel mondo riuscirà a vederci delle cose positive, perché fondamentalmente gli eventi sono tutti interpretabili, come diceva Nietzsche. Nietzsche diceva: non esistono i fatti, esistono solo le interpretazioni. Io credo che esistano i fatti e che poi però vengano interpretati tutti, e questo è il limite. Per quella di Nietzsche era una provocazione. Ma quello che voglio dire è che secondo me, appunto, noi interpretiamo i fatti a seconda di quello che è il nostro umore, che a sua volta dipende da quello che è la nostra vita passata, eccetera, e il nostro grado di salute, eccetera. Quindi un esempio per capire cosa voglio dire è: una persona depressa tenderà a vedere il mondo in maniera depressa, qualunque fatto; una persona allegra tenderà a vederlo in maniera molto gaia, e così via. Così una persona di cultura tenderà a interpretare in modo acculturato, comunque più sfaccettato, più complesso, perché è una persona complessa la realtà. Una persona semplice, come dice Schopenhauer, per una persona semplice la realtà è molto semplice e priva di dubbi e di contraddizioni, perché appunto proietta, nel caso di dire, la sua semplicità, la sua interpretazione della realtà, e quindi vedrà la realtà semplice come è lei, questa persona intendo. Questo per capire anche perché alcune persone semplici sembrano anche più convinte a volte delle loro scelte, perché si pongono molti meno dubbi, perché vedono molte meno anche difficoltà, ne vedono poche magari, le vedono ma ne vedono di meno, perché non hanno le capacità di riconoscere le mille difficoltà e le mille problematiche. Faccio un esempio: una persona con scarsa cultura medica tenderà a non farsi paranoie, tra virgolette, per vari tipi di malattie che gli possono capitare, ma semplicemente se gli capiterà una malattia, riconoscerà solo quella, magari si stupirà di aver avuto quella malattia lì, tra l'altro. Per dire: ma strano, stavo bene prima, perché devo avere questa malattia? Non gli verrà in mente di quanto è fortunato avere solo quella piuttosto che tante altre. Mentre una persona che ha molte conoscenze mediche sa bene che le malattie nel corso di una vita utile di una persona sono moltissime, e quindi da un certo punto di vista si fa anche più problemi, nel senso medico ma anche in molti altri campi, perché ovviamente la vita è, se uno conosce bene che sono le problematiche della vita, sono, e ha cultura a livello storico, biografico, biologico, medico, eccetera, sa che la vita può andare incontro a migliaia di difficoltà, eccetera. Però d'altro canto magari può apprezzare o sapere che ci sono delle cose belle di più di una persona magari che non ha gran cultura. Una persona che ha buona cultura può non solo sapere che esistono forme di arte o di divertimento complesse, nuove, eccitanti, che una persona magari più semplice non sa neanche che esistano, ma appunto le può anche apprezzare, perché ovviamente ci sono forme di piacere culturale che sono precluse alle persone semplici, perché faccio un esempio semplice tra migliaia, ma ammirare una costruzione come il Colosseo, per dire, faccio un esempio tra i mille, è possibile molto di più, lo può apprezzare molto di più una persona che conosce architettura, perché sa le difficoltà e la complessità del progetto di costruire una struttura come quella del Colosseo. Per una persona semplice, quello sia non pare altro che un po' d'archi messi insieme, una persona molto semplice. E questo vale per qualunque cosa, anche per la natura stessa. Un biologo o un etologo ammirerà molto il mondo animale o il mondo naturale, perché ne vede una complessità che magari un'altra persona non ravvisa nemmeno, insomma, non ne capisce, proprio non è in grado di vederle queste cose. Tutto questo per dire che cosa? Che noi dobbiamo avere coscienza ancora una volta di più che la nostra percezione del mondo è fallace, cioè ha dei limiti, ed è parziale, cioè ha dei limiti di nuovo.
cioè non è completa. E questo ci deve dare molta umiltà nel momento in cui noi pensiamo di conoscere la realtà, pensiamo di conoscere la verità, consapevoli delle proprie capacità, consapevoli della propria fatica di aver raggiunto certe consapevolezze, consapevoli eccetera di aver raggiunto certe conoscenze, ma tenendo ben fermo che comunque sono conoscenze parziali, una mente soltanto non è in grado di abbracciare tutto lo scibile umano. Noi non saremmo nulla se non fossimo in una società che ci permette di studiare cose che hanno imparato altri prima di noi. Noi da soli in una vita non potremo accumulare tutta la conoscenza che ha accumulato l'umanità e che la ha avuto la bella idea, diciamo, di registrare sui libri o in altri supporti. Quindi, umiltà di fronte ai nostri limiti, essere pronti a mettersi in discussione, essere consapevoli, in maniera però, lo dico io da persona non particolarmente ottimista, ma essere positivi nel riconoscere che comunque, nonostante sia difficile conoscere la verità eccetera, è qualcosina, su qualcosina noi ci appoggiamo. Poi con Descartes potremmo dire che alla fine l'unica cosa di cui possiamo essere certi è di pensare e nient'altro. Su questo lascio il dibattito aperto, perché non voglio addentrarmi, non voglio farla io troppo filosofica. Poi se qualcuno vorrà imbastire un discorso filosofico, io ne sono ben contento. Bene, io sono quasi arrivato sotto questo cielo marchigiano che per qualcuno può sembrare mezzo coperto, per me è mezzo invece luminoso, perché non si sa se vuole piovere o non vorrà piovere, e quindi anche questo è interpretabile. Vi ringrazio per avermi ascoltato e alla prossima.